Con mister Cristian Amoroso al termine di Bagnolese Real Forte Querceta, mister, una partita che sembrava destinata allo 0-0, poi quel gol anche piuttosto fortunoso di Pegollo che ha ribaltato completamente la sentenza. È partita difficile per noi, lo sai, noi veniamo da due sconfitte, la seconda una sconfitta tosta, quindi dovevamo rialzare la testa e io credo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita. E abbiamo provato a vincere fino alla fine e credo che è giusto che siamo stati premiati. Poi il gol fortunoso no, io credo che le cose bisogna andarcene a cercare, ce lo siamo andati a cercare bene quell'episodio e stavolta è andata bene, sono tre punti per noi fondamentali per tutto, per rialzare la testa, per ritornare in carreggiata e fare il nostro campionato. Io credo che abbiamo sofferto tanto la sconfitta di mercoledì scorso con la Pro Livorno e mentalmente l'abbiamo accusata, quindi siamo entrati in campo un pochino contratti perché credo che a cose normali la partita sarebbe finita con un passivo per loro molto più alto, quindi credo che noi siamo molto più forti di quello che abbiamo fatto vedere, però era difficile oggi giocare questa partita, i ragazzi sono stati in campo determinati e convinti di poter vincere, è chiaro che si passa sempre attraverso le difficoltà, però insomma stavolta è andata bene, siamo tutti molto contenti. Esatto, una vittoria che ci voleva. Cosa hai visto in più nei tuoi ragazzi rispetto alle ultime due gare? Beh, io ho visto comunque sempre un buon atteggiamento. È chiaro che dobbiamo togliere la partita con la Pro Livorno in cui siamo mancati un pochino in tutto, però noi dobbiamo cercare di archiviare le partite negative, cercando di non ripetere più gli stessi errori, però dobbiamo cercare di lasciarcele alle spalle, di archiviarle soprattutto con la testa. Questa è una squadra che da questo punto di vista fa un po' di fatica, dobbiamo migliorare, ci stiamo lavorando. Dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento, sia che magari la partita prima abbiamo perso, se abbiamo vinto, dobbiamo sempre cercare di trovare una continuità di atteggiamento e anche di prestazione. Siamo alla ricerca di questo. Oggi i ragazzi hanno dato una bella risposta. Sì, appunto l'imperativo è ripartire sulle basi di questa gara e allora in vista dei prossimi appuntamenti, l'uno proprio fra pochi giorni, su cosa vorrei ripartire, da cosa vorrei ripartire in particolare che hai visto finalmente in questa gara? Ah, sì, si riparte come sempre cercando di e gioire della vittoria ma archiviarla velocemente perché già da domani dobbiamo preparare la partita di mercoledì. Si riparte dall'atteggiamento della squadra, squadra compatta, squadra che hanno lavorato tutti insieme per ottenere il risultato, abbiamo difeso tutti insieme, abbiamo attaccato tutti insieme, si riparte dall'atteggiamento, quindi se non abbiamo questo atteggiamento le partite ne perdiamo poche, poi possiamo trovare anche squadre più forti di noi che magari uscire sconfitti dal campo, ma bisogna uscire sempre a testa alta. Io credo che questa sia la prima cosa da cui ripartire. Con Pietro Pegollo, come si dice oggi, man of the match, sei entrato a gara in corso e l'hai decisa. Un gol importante perché ha aiutato a riportare il Real Forte Querceta alla vittoria dopo qualche partita non proprio al meglio. Sì, dopo due sconfitte era obbligatorio vincere oggi perché prima di tutto bisogna salvarci e poi proviamo a puntare in alto. Alto non va a vincere, almeno la classifica di sinistra. E oggi sì, sono entrato dopo una settimana di problemi all'adduttore, mi ho buttato dentro il mister, meno male grazie anche a Ciccio Di Paola con un grande allungo, mi ha servito un assist, dai. Un'ultima battuta prima che la luce solare ci dia definitivamente la buonanotte, raccontaci il gol, quando hai visto quella palla un po' carambolesca entrare in rete. Sì, ho sbagliato perché il difensore loro me l'ha tirata, mi ha fatto un passaggio in aria, io ho calciato di sinistro, ma male. Il portiere, quando la palla si è alzata, gli ho detto la prendo io. La palla è entrata dentro e è stata una festa, perché l'ultimo secondo, sempre bello vincere l'ultimo secondo, dai. Grazie e complimenti. Ciao.